Allora, torniamo adesso su questa emergenza maltempo che si accanisce in queste ore sull'Emilia Romagna. Siamo in collegamento telefonico con il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, che ringraziamo per essere con noi. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera, Ecco, grazie. allora naturalmente le chiediamo gli aggiornamenti di questa ultima ora. Abbiamo Guarda, visto appunto la preoccupazione a gli Faenza. aggiornamenti sono ovviamente una situazione abbastanza critica, per non dire drammatica. Cioè, stiamo cercando innanzitutto in questo momento di mettere in salvo le persone, questo è il nostro obiettivo. Abbiamo già da domenica cominciato a fare tante evacuazioni in via preventiva, altre le stiamo continuando a fare, ma purtroppo abbiamo tutti i fiumi al massimo livello e oltre, va bene, tutti che stanno esondando, stesse rotture arginali che abbiamo avuto nell'alluvione del 2 maggio scorso, quindi pensate voi in che situazione stiamo operando. Stiamo facendo arrivare elicotteri, mezzi anfibi da ogni parte per cercare di mettere in salvo le persone. La situazione critica al momento è soprattutto a Faenza, ma a Riolo Terme anche. Quello che temiamo è la bassa Romagna, perché con i livelli dei fiumi in questa situazione, con precipitazioni che ancora continueranno fino a domani alle ore 12, temiamo anche che altri fiumi esondino e creino problemi. Quindi stiamo cercando di evacuare tutte le persone dai piani bassi, abbiamo già detto di salire ai piani alti, adesso stiamo cercando di intervenire per metterli in salvo. Quindi questa è la preoccupazione. Ovvio che la situazione è drammatica, perché è tutta l'Emilia sott'acqua, purtroppo, non solo Ravenna, e la nostra preoccupazione è salvare le persone. Quindi io altro non so dire, siamo qui lavorando giorno e notte ormai da 15 giorni, dal maggio, e quindi noi ci siamo mai fermati, ma certo una situazione del genere è Ecco, veramente, come si dice, inimmaginabile, eccezionale. perché contemporaneamente tutti i fiumi e i massimi livelli che esondano, io sfido chiunque a poter fronteggiare una situazione del genere. Davvero Comunque, eccezionale. Prefetto, lei citava il caso di Faenza, appunto dell'ultima ora. Il centro anche ci conferma che è sott'acqua, quindi il torrente ha rotto l'argine anche sul sì, ha lato rotto di sinistro. nuovo dove ha rotto l'altra volta, quindi le stesse località che erano state alluvionate la volta scorsa è capitato di nuovo, e anche da altre parti, purtroppo, non solo lì. Quindi è molto peggio di quello che è avvenuto il 2 maggio scorso. Quindi abbiamo Faenza sott'acqua, Riolo, ma tutti i comuni si trovano con questi fiumi, torrenti, reticoli secondari, ormai non riusciamo più a controllare. Quindi la preoccupazione nostra è salvare le persone, però ecco perché chiedo scusa L'appello. se purtroppo siamo tutti in modo frenetico lavorando per far arrivare quanto più soccorsi possibili nelle zone appunto più colpite. Che invito, in sintesi, in chiusura, che invito, che appello si sente di fare ancora L'appello ai qual è? cittadini? Quello ovviamente alle persone di salire ai piani alti e poi li andiamo a prendere. Quindi è importante non stare nei piani bassi, va bene, cercare di metterti ai piani alti dove è possibile finché l'acqua non è arrivata, e noi stiamo facendo arrivare i mezzi anfibi da tutte le parti, abbiamo mobilitato tutto quello che si poteva mobilitare per cercare di arrivare a salvare le persone. Quindi lavoreremo tutta la notte, non ci fermiamo mai, finché non abbiamo salvato l'ultima persona che è in difficoltà. Quindi questo è il nostro obiettivo adesso. Le evacuazioni preventive le abbiamo fatte già da domenica, ma a questa situazione non si può fronteggiare in questo modo, perché veramente è un, come dire, fenomeni mai visti prima. Cioè, la Grazie. stessa regione rimane sconcertata da questi fenomeni che stanno avvenendo contemporaneamente. Grazie. Il problema è che non è solo Ravenna, ma è Forlì, Foggia, Rimini, cioè abbiamo un'intera regione, quindi le acque arrivano dappertutto dopo, quindi quello è il problema, va bene? Le Ringraziamo chiedo allora scusa, ma io Castrese. devo andare perché ho situazioni da coordinare in sala operativa. Certo, lo immaginiamo, anzi la ringraziamo per essere stato con noi, per Niente, averci niente. dato questo quadro. Castrese De Rosa, prefetto di Ravenna, diceva una situazione davvero, senza precedenti.